Per iniziare, volevo partire un po' dal fondo con il tuo prossimo CD, l'Antidoto. Cosa rappresenta, insomma, per te questo CD che devi far uscire? Poi, come mai hai scelto questo nome in particolare? Allora, questo CD rappresenta per me un nuovo step, un nuovo livello, un nuovo passo perché ho prodotto tutte le basi e per la prima volta mi sono preso cura di tutto il lavoro, dalla musica alle parole, agli arrangiamenti, alla grafica, qualsiasi cosa riguarderà me la curerò io, non ci sarà nessun agente inquinante al mio lavoro. Quindi questo è finalmente fare rap, come dico io, anche se io ho sempre fatto quello che ho voluto, però ho sempre avuto in mezzo gente che ha provato a distorcere le mie cose. E si chiama L'Antidoto perché comunque l'hip hop è malato, dicono che è morto, in realtà è malato, ma il sistema è malato. E io cerco di dare l'antidoto di coscienza, di positività, anche se poi sono un combattivo, sono un cagacazzo perché è nel mio carattere. Mi piace andare contro ai rappers perché cazzeggiano, perdono tempo, cazzeggiano con una cosa importante come il rap, che va bene, però fino a un certo punto, quando poi diventi un riferimento per i ragazzini, insomma, un conto è divertirsi, un conto è rappresentare. E quindi quelle persone che hanno responsabilità e non si comportano bene, da me si beccheranno sempre un vaffanculo, chiaro, a me non mi interessa fare soldi, mi interessa fare hip hop. Poi ci sono i soldi, è meglio, ovviamente, essendo i poveracci, è bello anche fare i soldi. Comunque l'antidoto è l'antidoto al veleno del sistema, al denaro, all'industria che mercifica tutto, alla violenza, alla morte, a tutta quella violenza gratuita che ci spinge il sistema delle TV e anche del rap, perché loro dicono noi descriviamo la violenza che viviamo, cazzate, quale violenza vivi? Descrivi la violenza che vedi sul telegiornale e anche quelli ti raccontano cazzate. Allora, se tu in televisione vedi violenza, non vuol dire che c'è violenza, vuol dire che tu c'hai il cervello malato, capito? Quindi ripigliati, ti sparo l'antidoto in dosi da 3, 5, 10 mg a botta. E poi, tra l'altro, mi sono ispirato a una frase di un ragazzo che non c'è più, Jones Mafia, un rapper di Palermo, che ci tengo a nominarlo, perché è scomparso a 23 anni per leucemia e questo Massimo era un rapper fenomenale, cioè ha fatto delle canzoni stupende, piene di sentimento, un rapper di Palermo, del quartiere Arenella, conosciuto la sua famiglia, la sua crew e in un momento in cui non ero più motivato dall'hip hop, in cui l'hip hop comunque non mi stava dando più niente, ho sentito il disco, le sue canzoni e ho detto cazzo, c'è ancora qualcosa. E lui in un pezzo diceva se l'hip hop è morto io do l'antidoto, che infatti poi è il ritornello dell'intro del mio disco. E ho voluto fargli questo tributo proprio a lui, quindi l'antidoto è dedicato a Jones Mafia assolutamente. Poi ho scoperto che Causa aveva fatto una canzone che si chiama L'Antidoto. In realtà lo sapevo perché da ragazzino me l'ascoltavo quel disco, però l'avevo rimosso totalmente. E quindi diciamo non è un tributo a Causa, ma è un tributo a Jones Mafia, Riposa in pace, che consiglio a tutti di ascoltarlo, ci sono le sue canzoni su YouTube, non è famoso perché nessuno l'ha mai spinto. Però è un talento, cioè dei testi stupendi, un ragazzo veramente di strada, di un quartiere peso di Palermo, avrebbe meritato di più, prova a dargli io un piccolo credito. Volevo fare anche un featuring con un suo pezzo, ma è veramente difficile recuperare le sue strofe, quindi però magari un giorno farò qualcosa con Jones Mafia, no? Come gli americani fanno Eminem con Tupac. Non te lo fai No, capire. perché non l'ho mai conosciuto in realtà questo ragazzo, ho Bravo. solo conosciuto la sua musica, quindi ecco, l'antidoto è un tributo a lui. Beh, Puoi anticiparci qualcosa su qualche soldi non me collaborazione? ne do di sicuro in No. anticipo perché ne ho pochi. No, qualche collaborazione così. Collaborazione, allora, per ora ha registrato solo Nunzio Street Child, il suo featuring, però in teoria, poi chissà cosa, lo scopriremo solo vivendo, dovrebbero esserci M1 dei Dead Prez, diciamo come ospite internazionale, e anche Divine, che è un altro artista della crew RBG, Revolutionary Bad Gangster, che è collegato a Dead Prez, comunque, sempre i rapper militanti di americani, cioè i più seri, i più impegnati che ci sono in America, e in più oltretutto attivisti, cioè loro hanno le loro palestre della crew, fanno attività vera, vanno in Palestina a portare il cibo. Non lo fanno solo a parole, cioè è anche per quello voglio lavorare con loro.
E in più sono gli unici amici veramente, cioè che, rapper americani che considero amici, perché li ho conosciuti negli anni. Poi ci saranno gli Assalti Frontali, gruppo di cui faccio parte comunque da 3 anni del collettivo, e mi stanno anche aiutando nella produzione vera e propria, mi aiuteranno con un featuring di Militantà. E poi Cammelli, che sono i Camels, che sono il gruppo che ha fondato l'hip hop a Bologna, quindi insomma è il gruppo di Giocassano, è il gruppo di cui io ero un ragazzetto, di cui io non ho fatto parte perché ero troppo piccolo. Gruppo che è nato nella fine degli anni 80 a Bologna, Giardini Margherita, e se non ci fossero stati loro non ci sarebbe stato il rap bolognese, quello che poi ha ispirato tutto lo stile italiano, evoluto, nel senso, secondo me, non è per dire, però secondo me nelle altre città non c'è mai stata, non c'è mai stato il livello di rap che c'è stato a Bologna, di competizione, di inventare stili, di fare slang, cioè. A Roma sono forti, a Firenze ci sono loro, cioè in ogni città ci sono dei gruppi forti, però secondo me a Bologna abbiamo avuto proprio la scuola, abbiamo avuto gente che ha inventato stili diversi, ci si è impegnata e quindi mi sembrava giusto avere i Cammelli, anche perché sono loro, cioè c'erano giorno 1, ci sono ancora oggi. E poi la mia crew, rappirato ovviamente, cioè, la mia crew, la mia etichetta, la mia ciurma, la mia nave, ci sarà Mo Pascià, la Maislam, la Birra, Yuzi, Yakuza, tutta una serie di MCs magrebini, di Bolo, Timmy Tira, anche il mio nuovo allievo, me lo sto tirando in giro, me lo sto tirando insieme, e boh, Nico Royale probabilmente, poi chi lo sa, magari scattano dei featuring così all'ultimo momento, anche se preferisco non averne troppi perché le canzoni comunque sono mie, è giusto che abbiano la mia identità, è bello dal vivo fare le canzoni intere, quindi. Poi quelli che si comprano i dischi per il featuring, dico, tanto non è che se li scaricano, però insomma compratelo per l'artista, non per il featuring. No, no, Ho infatti. notato che ci sono degli artisti che pagano fior di quattrini, featuring di gente famosa che magari manco si conoscono, manco si rispettano solo per Per dire c'è un vendere, ma neanche indirizzo. per fare visualizzazioni, cioè la cosa Sì. più triste del mondo. E poi lo dico così, apro parentesi, la chiudo, comprate i CD, gruppi, vendeteli. Perché ci dobbiamo sostenere a vicenda, se non lo facciamo noi, non possiamo aspettarci che lo facciano gli altri, quindi tu rapper giovane, comprati il CD, perché forse qualcuno poi te lo comprerà. Se non ci aiutiamo tra di noi è un casino, se aspettiamo che le major ci aiutino, restiamo freschi perché le major aiutano solo le loro tasche, a loro interessa fare profitto, non interessa che i ragazzi crescano, vengano fuori dalla merda o facciano hip hop. Loro interessa fare soldi su questi ragazzi, perché questi ragazzi hanno presa nei quartieri, hanno preso tra i giovani, loro no. Eros Ramazzotti non ha più presa, allora deve chiamare Fabri Fibra, capito? Quindi, però in realtà Fabri Fibra se la sta prendendo nel culo, anche se vive in una gabbia d'oro, comunque sempre in una gabbia. Quindi mi raccomando, fuori dalle gabbie, fate la vostra arte senza farvi condizionare da nessuno il più possibile e dateci dentro. Tu dici che ci saranno alcune canzoni proprio esclusivamente tue. Una di queste è Siamo Uno, no? La prima Siamo traccia uno, sì. che hai fatto uscire prima del release dell'album. Come Sì. mai hai scelto questa traccia? Allora, l'ho fatto uscire prima perché quel pezzo lì ce l'avevo lì da mesi. E a parte che è un pezzo che l'ho scritto in un momento in cui ero veramente ispirato, l'ho quasi canalizzato. Non ero neanche io che scrivevo, era qualcun altro che scriveva. E comunque tu hai detto pezzo tuo, in realtà quel pezzo lì è proprio il pezzo che non è mio, ma è di tutti, cioè è entrato in me e sono stato un tramite io di quella canzone, non, cioè Siamo Uno proprio ti dice che è di tutti, allora ho detto la regalo, la metto lì per tutti, no? Siamo uno, è regalo, però ho fatto una cazzata perché ho messo online la versione demo che ho registrato a casa mia, col beat fatto a casa mia, che non è che suoni tantissimo, sicuramente nel disco non la riconoscerete neanche la canzone perché verrà mixata, ripompata. Diciamo l'errore è stato un po' l'ingenuità, però ci tenevo a farla uscire, perché poi tutti i miei amici che l'avevano sentita, diciamo falla uscire quella lì perché c'è un messaggio importante, la gente la deve sentire, e poi comunque c'è parecchia gente che parla di coscienza collettiva. Poi era uscito un pezzo di musica elettronica che si chiamava Non Siamo Uno, ma una roba simile. Allora e un mio amico mi ha scritto, mi ha condiviso questo link e ha detto falla uscire perché comunque non vorrei che ti fottessero l'idea visto che ce l'hai fermo da 6 mesi. È una delle prime canzoni che ho fatto del disco. Anzi, la seconda, la prima è l'antidoto che ho scritto, la seconda Siamo Uno. Perché all'inizio ero in fissa che volevo scriverli tutti in scaletta, no? Poi ho mollato il colpo. E dal quarto in poi li ho scritti random.
comunque sì, siamo uno, è regalo, è uscito così senza una ragione di marketing, ma per una ragione di che i miei amici la volevano, io la volevo, mi sembrava giusto condividerla e l'ho fatto. Gigante. E senti, Flusso di coscienza invece è il suo ultimo album che sotto l'etichetta Rap Pirata, no? È stato venduto ai live via mail. Come mai proprio hai scelto questa tecnica? Vabbè, allora, intanto Rap Pirata è nato dopo Flusso di Coscienza, dall'esperienza di Flusso di Coscienza, cioè, in realtà, boh, non c'avevo più il contratto con l'etichetta perché sono un indisciplinato io. Loro mi dicevano, ci devi dare il disco, devi fare le canzoni entro questo mese, io non sono mai riuscito ad accettare queste cose, perché poi le canzoni sono belle quando arrivano da sole, quando le fai tu, è merce, è industria, non è più arte. Quindi quando mi sono trovato che dovevo fare un disco entro 6 mesi, sono andato in crisi. Cioè, ho staccato il telefono, ho cambiato numero, questi mi cercavano, non mi trovavano più. E alla fine abbiamo sciolto il contratto, con tutto che era andato abbastanza bene il disco. Sì, non aveva fatto il disco di platino, ma non era un disco che doveva fare il disco di platino. Cioè, parlavo di comunque cose serie anche nel mio disco major. Sì, un paio di cazzate le ho dette, ma l'80% sono testi seri, anche se la gente dice che è un disco commerciale, boh, solo perché era dentro i negozi, o solo perché MTV ha creduto in un paio di canzoni. O può darsi che dentro MTV ci sia qualcuno intelligente, non è che devono essere tutti stupidi quelli della TV, voglio dire, se radio DJ sono stupidi, non è che anche quelli di MTV per forza devono essere stupidi. E poi MTV comunque c'ha più potere di scelta, le radio non hanno potere, sempre della major, perché se il disco non arriva dalla major, MTV non lo mette. E la radio non lo suona, però io voglio dirvi a tutti che la musica che passa in radio non è musica, sono spot commerciali, è come uno spot pubblicitario, cioè le etichette o chi, comunque c'è un giro per il quale le radio mettono i pezzi che devono mettere come le pubblicità, quindi quando tu ascolti la radio, ascolti solo pubblicità, Bisogna. non stai ascoltando musica quando ascolti le radio commerciali, DJ 105, bla bla bla, tutte quelle che c'è, tutte. Perché loro non stanno scegliendo musica, stanno scegliendo la musica tra 50 canzoni che sono imposte, quindi non è cultura, è pubblicità ed è lavaggio del cervello, specialmente tramite la musica, quindi è ancora più triste. MTV anche, però un po' meno, boh, o comunque ha scelto me, chissà, come lavatore del cervello, mi sembra strano, però boh, chissà, comunque ero anche più giovane, ero in balia degli eventi. E insomma, alla fine il destino ha voluto che io sciogliessi il mio contratto, quindi a quel punto. Per fare rap devo tornare a farlo come all'inizio, il che non mi è dispiaciuto affatto. Ho fatto dei featuring ai Mike Meskin, che la cosa mi ha dato più gratificazione che fare i dischi, il giorno che me lo dicevano loro. Almeno ai Mike Meskin lo facevo il featuring quando volevo io. E poi ho detto, bah, fammi provare a fare un mixtape, no? Fammi, se, figo sto beat, ci provo a rappare sopra. Ascoltavo i beat, dicevo, cazzo. Boh, poi in America mi ricordo quando andavo là giravano un sacco di mixtape dove i rappers rappavano sui beat degli altri e facevano delle specie di freestyle, pezzi mezza cover, comunque com'è Flusso di Coscienza. In più ho detto lascio andare il Flusso di Coscienza, visto che tanto non c'è nessuno che mi rompe il cazzo, posso fare quello che voglio, lascio andare il Flusso e mi esprimo liberamente e facendolo. Ho sentito gioia, ho detto cazzo che bello esprimersi liberamente. Allora ho detto buono, faccio proprio l'etichetta rap pirata in cui ci si esprime liberamente. Oggi io non potrei mai tornare indietro a non esprimermi più liberamente. E adesso io mi esprimo solo liberamente. Più mi dici di fare una cosa, più non la faccio. Perché è il mio potere, io come rapper, ma come uomo, come essere umano, devo essere libero di fare il cazzo che voglio. Poi sì, tu mi metterai sempre dei recinti. Ma io te li salterò sempre questi recinti, me ne metterai sempre degli altri, ma io li salterò sempre, non sarò quello che sta dentro un recinto. Questa è la mentalità di rap pirata. E Flusso di Coscienza, anche lui è nato così, cioè ho bisogno di scrivere, ho bisogno di rappare, perché io sono un rapper da quando ho 13 anni, devo sempre scrivere, devo sempre mettere un beat, emozionarmi, sentire il flow, le metriche, provare delle cose. E boh, così ho fatto sto CD in cui c'è un po' di tutto. Cioè, roba buttata lì, minestrone, Flusso di Coscienza, minestrone, però poi non l'ho potuto vendere nei negozi, più che altro ho detto cosa faccio, CIA, distribuzione, tutte queste cose qua, che cazzo me ne frega, mi stampo le copie, sempre ispirato all'America, perché anche quella cosa lì l'ho vista in America, dei Regas che si stampano i CD e se li vendono per strada, e quasi tutti hanno iniziato così, i più grandi rappers, che anche 50 Cent, CIA, tutti quelli lì.
tutti hanno iniziato con i mixtape, hanno iniziato così, allora ho detto, boh, mi sparo un mixtape, chi se ne frega, vedrai che lo vendo, sono sicuro, infatti l'ho venduto, sono sempre esaurite le copie, adesso siamo arrivati a 3.000 stampe, ancora ce le chiedono, ancora le ristampo, lo vendo a 5 euro perché comunque avendo rappato su basi di altri non mi sembra neanche giusto lucrare, il CD è costato poco, quindi è giusto che costi poco, è costato poco a me, deve costare poco agli altri, io lo regalerei anche, però come ti dicevo prima, i ragazzi devono capire che devono sostenere l'economia, cioè il cinquino va dato a un gruppo, se lo rispetti gli devi dare il 5 euro, è inutile che gli vai a stringere la mano e gli chiedi la foto, dagli 5 euro, certo se te ne chiede 15-20 sputagli in faccia, è diverso, allora se ne sta approfittando di te, però poi se comunque un disco è fatto bene in studio, ti ha costato 20.000 euro, c'è anche giusto che costi 10. No, certo. Comunque ci sono degli equilibri, te ne accorgi quando uno ti prende per il culo, se un po' te ne intendi di musica, di rap, lo senti se il CD è costato 1.000 euro o è costato 100.000 euro, e quindi insomma sta la coscienza tua. Flusso di coscienza, molti mi hanno detto poteva valere di più, per me il suo valore era 5 euro, $5, come i mixtape in America, Slim CD, e comunque è stata una gioia, e non è un disco, è uno street album. Rap Pirata produce street album principalmente, abbiamo fatto Mopasha che è uno street album, è come Flusso di coscienza, ci sono delle basi di altri, anche qualche base nostra, anche su Flusso di coscienza c'è qualche base mia, le prime che facevo, c'è qualche base originale, però non essendo un vero e proprio album è diventato un album pirata. Mi diverto un sacco a portare avanti la cosa di Rap Pirata, la prima cosa che facciamo noi in assoluto è divertirci, non ci stressiamo, ci prendiamo bene, andiamo in giro, siamo in giro, siamo sempre in mezzo alla gente, e non facciamo i VIP, non abbiamo buttafuori, siamo ragazzi che stanno in mezzo ai ragazzi, e questa è la forza di Rap Pirata, però ciò non vuol dire che chiunque può rappare per noi, che noi comunque produciamo solo gente che è fratelli o gente che comunque in cui riconosciamo dei talenti, gente che ha fatto gavetta, gente che si merita di lavorare con noi, gente che ha anche una certa mentalità, perché se poi sei uno che oggi qua, domani è là, non ti vogliamo in Rap Pirata, cioè se stai in Rap Pirata vuol dire che sei contro tutta quella merda, quindi ecco, per chi ci vuol mandare i demo, non pensare di fare carriera con Rap Pirata, Rap Pirata va contro le carriere, a noi non ci interessa fare i soldi, perché tanto i soldi non sono un valore per noi l'hip hop è un valore, poi i soldi li facciamo perché dobbiamo vivere, li abbiamo sempre fatti, anche prima del rap, siamo gente che è andata a lavorare, non siamo gente che ha iniziato a vedere i primi soldini col rap dopo quelli della mamma, cioè siamo andati a lavorare, quindi siamo pirati, non ce ne frega un cazzo, andiamo contro il sistema della musica ma anche contro il sistema in generale e quindi ci divertiamo un sacco, Flusso di coscienza è stato un divertimento, l'antidoto sarà un divertimento, anche se è un disco serio comunque mi sto divertendo a dire cose serie, perché insomma poi quando diventi adulto è anche bello, ti diverti a diventare un po' più intelligente ogni giorno di più. E come vedi un po' questo grandissimo boom che sta avendo comunque il rap, dicevi anche te, su Eros Ramazzotti comunque non la fa più presa, ora fanno più presa magari come può essere gente che è in major e fa rap in quest'ultimo periodo proprio, è un bene o come può essere un male? Magari? Bene o male è relativo, cioè è un bene perché molta gente si avvicina al rap grazie a quegli artisti, poi magari scopre un mondo interessante. È così perché comunque la musica italiana l'hanno talmente spremuta, cioè come un'arancia, no? Sì, sì. Spremi, alla fine finisce, ne hanno presa un'altra, che è il rap. Comunque parte dall'America, sto sputtanamento. Tra l'altro il rap è una musica che parla alla gente, è una musica che può creare problemi. È nato così il rap, creando problemi, parlando dei problemi, portando i problemi alla massa. Di conseguenza al sistema fa comodo comprarlo, qua dicono che sono un pazzo, molti dicono no che è pazzo, sta vaneggiando, però lo dice anche Africa Bambata, lo dice parecchia gente e secondo me è così, comunque il rap è pericoloso perché il rap muove le masse, cioè Tupac era un problema, capito, infatti guarda caso non si sa perché sia morto, ed è morto, cioè non è un film, è morto veramente, e se lo comprano, come fa il problema? Te lo compri. Riempi di soldi questo povero disgraziato che non l'ha mai visti, dice chi se ne frega, adesso sono ricco, andatevene tutti a fanculo, e la gente che stava nella merda continua a stare nella merda, tu hai fatto i soldi, ma il rap non è nato così, non è nato per farti i soldi tu, poi in Italia non c'è riscatto, perché se Fibra, Club Dog eccetera fossero veramente gente povera che ha fatto i soldi perché era povera, nessuno gli direbbe un cazzo. E vabbè, era morto di fame, si è fatto 4 soldi, ci sta. Per quello io non ho mai avuto niente contro gruppi come gli Articolo 31,
che era ragazzi comunque, che ragazzi ai loro tempi, adesso sono più grandi anche di me, erano ragazzi che venivano dalla periferia, venivano dalle situazioni difficili, quindi io lo posso accettare che loro si facciano i soldi, ma i ricchi che si fanno i soldi rappresentano l'hip hop sono in torto, cioè stanno commettendo un peccato, perché se lo stanno togliendo il pane a quei ragazzi là che invece stanno vivendo nella merda, non si possono esprimere, perché poi non li aiutano neanche, perché io non ho mai visto né Fibra né Dogo né chiunque di questi aiutare la gente che sta male, non li ho visti, perché non, dove sono gli extracomunitari che hanno aiutato, dove sono i loro allievi, dove sono i ragazzi di strada che loro hanno portato fuori dalla strada, i cosanghe, no? Tutti, ah minchia Scampia, sono del ghetto, eccetera, cos'è che hanno tirato fuori dal ghetto? Hanno tirato fuori solo la merda per portarla, mi parlano di cose gangsta, perché non mi parlano delle cose belle che ci sono là? Perché là si ascoltano il neomelodico? Perché è una musica che rispecchia amori, passioni, cose vere. Poi vabbè, i cosanghe magari sono anche meno peggio in tutta questa situazione, però a volte me la prendo con loro perché penso che sicuramente lì in quei quartieri, Scampia, Scondigliano, eccetera, sono ragazzi che meritano molto di più e che sono più veri, e che sarebbe giusto che fossero loro a parlare di certe cose. Poi io magari mi sbaglio, non è detto che io sappia, abbia in mano la verità, ma questa è la mia impressione. Comunque ogni volta che tu rapper fighetto fai il gangster per sentirti più di strada, stai togliendo il microfono a un ragazzo di strada che invece vorrebbe portarsi fuori dalla strada con la musica, che non vuol dire per forza fare i soldi, vuol dire anche trovare un senso alla propria vita, che magari è solo dispiaceri, la musica può essere una gioia, gliela stai togliendo quello, quindi levati dal cazzo, perché prima lo fai meglio, tanto cambierai genere, lo so già, tutti questi qua diventeranno pop, cantautori, come Jovanotti giustamente, come anche J-Ax che non fa più hip hop da una vita, comunque fa un'altra cosa, era un rapper ma non lo fa più, perché? Perché non sa di non rappresentare più quella situazione, ed è coerente, poi vabbè, io sto sempre nella merda, quando ci esco mi ci ributto anche, perché poi ho questo istinto di non riuscire a fare i soldi, anche quando potrei, ma forse perché non me ne frega un cazzo di fare, forse perché comunque sono nato per fare questo, rap hardcore, il rap che parla di cose vere, poi puoi chiamarlo di strada, però qua se dici di strada sembra che devi fare il gangsta, no? Io non voglio fare il gangsta. Io voglio esprimere me stesso e la mia vita non è stata una vita facile, quindi fanculo, perché io il mio posto me lo tengo, me lo merito, il mio posto è pirata, non sto rubando un cazzo a nessuno, anzi sto facendo la mia cosa. Capito. E secondo te queste etichette che sono nate ora come Tempi Duri, tanta roba, possono dare una mano anche al... Tempi Duri qual è? Quella di Fabri Fibra? Di Fibra. Eh beh, lui ha fatto Clementino, no? Giusto? Sì. Ha prodotto tutto. Clementino, dai, cioè, meglio Tempi Duri di quell'altro, di tanta roba. Meglio Tempi Duri, tanta roba. Io spero che loro riescano a fare questa cosa qua che ti ho detto adesso, però, sì. Però non li vedo i rapper. Magari ancora. I presupposti c'erano. No, magari però... l'idea c'è, però comunque questi qua vogliono fare i soldi, non è che vogliono tirare fuori degli artisti, parliamoci chiaro. Fibra ha fatto Clementino perché Clementino va forte, non perché lo vuole aiutare, non ci posso credere che lo vuole aiutare, conviene di più a Fibra che a Clementino, anche se può sembrare il contrario, e Guercio uguale. Guercio tira su dei gruppi che sa che ci può fare soldi, perché sono dei bei ragazzi, perché cazzo ci può, perché Fedez cos'è impegnato, cioè io l'ho sentito i testi, ci prova, ma si vede che fai una vita da cazzone, si vede che non fai una vita difficile, quindi comunque chi cazzo stanno tirando fuori questi qua? Non stanno tirando fuori delle realtà pesanti, delle realtà cose, stanno tirando fuori le solite stronzate, sì. Che voglio dire, cioè andavano bene anche gli 883, andavano bene anche gli XL 57, andava bene anche Corona con la roba lì, nel senso a questo punto tira fuori uno che sa cantare bene, produce un cantante, come Jay-Z produce Beyoncé, no? Capisci, se proprio ti devi fare i soldi, prendi una cantante e vai, perché devi sputtanare il rap e l'hip hop, e poi non si impegnano neanche, loro dicono che gli altri sono scarsi, no? Ma io me li ascolto la loro roba, cioè non si impegnano, non scandiscono, sbagliano gli accenti, e il milanese sigaretta con gli altri, cioè parlano, non parlano manco bene l'italiano, cazzo, non sono neanche capaci di avere un accento neutro, non sono capaci a prendere il fiato sul beat, non sono capaci a scandire le parole, a fare il delivery, a fare le pause, a fare robe che si studiano all'inizio quando si rappa, si studiano a 16 anni, questi ne hanno 30, sono in TV, ancora non li sanno fare.
Fibra si è dimenticato come si fanno, perché all'inizio le faceva queste cose. Poi, non so, deve essere impazzito, ma l'ha fatto solo sul primo disco, poi non ha più studiato. Comunque ai tempi miei dovevi studiare per fare rap. Io adesso ho fatto sto disco, ho studiato un casino prima di farlo. Ho imparato a fare i beat, mi sono studiato delle metriche, mi sono studiato delle tecniche, dei trick. A me mi hanno insegnato così quando ho iniziato, la gente che c'era, i Cammelli, Graff, quelli che c'erano ai tempi, ti insegnavano che dovevi studiare. Clementino è uno che ha studiato, Clementino è bravo. Poi magari i suoi testi non mi fanno impazzire, perché non li sento profondi come piacciono a me, però è bravo, cioè è bravo, rappa bene. Ci sono rapper che rappano bene, quelli lì Fibra dico cazzo, ma era bravo. I Dogo dicono tanto che sono bravi, loro lo dicono, poi convincono i ragazzini, ma se tu parli con uno grande si sente che è tutto scoppiazzato, i beat sono scoppiazzati, è tutto così. Poi non che io, magari anch'io faccio cagare, non vuol dire questo, vuol dire che io sono bravo, però loro lì non stanno spaccando il culo, cioè non stanno portando niente, e non stanno portando l'identità italiana. All'estero li guardano e ridono, dicono guarda chi sono i rapper italiani, no? Ridono. In Francia gente come gli AM eccetera hanno creato un suono francese, loro non l'hanno creato un suono italiano, capito? È colpa anche mia, ho iniziato a fare i beat da poco, sto provando a creare il mio suono, magari non sarà proprio italiano, però almeno sarà il mio. Quelli lì bene o male, se tu metti su un beat, c'è anche quelli più bravi, non so, ci sono questi adesso di Palermo, no? Big Joe e quella che fa i beat, che è bravo, cioè è bravo, però fa della roba che io l'ho già sentita, capito? Preferisco uno meno bravo che però fa una roba che non l'ho mai sentita. Sua, sì. Io la vedo così, poi c'è invece chi dice il contrario, c'è chi è convinto che sia giusto fare la roba come la fanno gli americani perché è fatta bene, ok, ma non dico che la devi fare male, però boh, poi anch'io ogni tanto gli ho scoppiazzati gli americani, l'hanno inventato loro, ci sta che ti ispiri agli americani, però boh, dov'è l'identità in quei beat? Cioè, sono i beat hip hop così, che poi non sono neanche real hip hop nuovo del cazzo, elettronico, cioè, non lo so, boh, ci vorrebbe più studio, più ricerca, più creatività, più intripparsi a trovare uno stile, invece che fare il disco veloce veloce perché lo devi vendere, e fare i soldi, che poi che cazzo ci fai con questi soldi? Cosa fai? Ti compri una macchina e poi fai un incidente, cazzo è risolto, cioè almeno, non so, facessero delle cose, no? Facessero, aprissero delle scuole. Visto insomma tratto del hip hop in Toscana, c'è qualche un pensierino insomma sulla anche Toscana. Alla scena toscana. Parliamo della Toscana, allora la Toscana, una volta non c'era un cazzo di hip hop in Toscana, tipo quando ho iniziato io, in Toscana c'era solo tipo Jamax, quei gruppi lì, che mi ricordi io, poi magari mi sbaglio, però non c'erano gruppi negli anni 90 qua in Toscana, c'erano dei Breakers a Firenze, c'erano dei B-Boys, old school, però c'era dei DJ, c'era come si chiamava quel DJ di Toscana, adesso non mi viene il nome, però c'era un DJ old school che non mi viene il nome, mi dispiace perché avrei voluto citarlo, di Arezzo mi pare sia. Una volta c'era veramente poco, io quando ho iniziato a cantare, mi ricordo, non so, a Milano si andava a cantare, e in Emilia si andava a cantare, a Rimini si andava a cantare, ogni tanto in Veneto si andava a cantare, in Toscana mai, neanche nelle Marche, era più facile arrivare a Pescara, a cantare o a Roma, infatti io dicevo, cazzo, ma le Marche e la Toscana non c'è niente, invece ultimamente la Toscana spacca il culo, e negli ultimi anni, da più di 5 anni a questa parte, spacca. Cioè a Firenze ci sono un sacco di serate, ci sono un sacco di crew, di writers che prima non c'erano, ci sono un sacco di gruppi, cioè ci sono gruppi rap che prima non c'erano, che meriterebbero anche più visibilità, più promozione. Non so, a Firenze ci sono i Tullo Soldier, ma a Grosseto ci sono i Shafi Click che secondo me spaccano, sono fortissimi. Proprio oggi gli ho chiesto se volevano collaborare con Rap Pirata perché secondo me sono forti, meritano e nessuno li ha mai cagati. La Toscana adesso che spacca, perché adesso spacca, ci sono serate. Cioè a Livorno fanno serate, cioè a Lick, a Pisa fanno serate, a Firenze fanno serate, a Grosseto fanno serate, quindi la Toscana merita qualcosa, secondo me merita di più. Io se posso aiuterò i gruppi di qua, nel mio piccolo, perché non hanno visibilità. È sbagliato, cioè perché ci devono essere rapper solo romani, milanesi, e ti dico noi a Bologna triboliamo perché comunque c'è l'egemonia dei romani milanesi, perché? Perché le città sono grandi, c'hanno più giro. Ma poi comunque non si lavora molto a Milano, a Roma, perché nessuno ti vuole pagare, perché ci sono troppi gruppi a livello di lavoro, diciamo. No? Però c'è questa egemonia perché sono tanti, però insomma anche le altre regioni
hanno artisti in gamba, non so, penso nelle Marche c'è Ganji Killa che è in gamba, anche se poi fa i featuring con i Marcioni, però in gamba meriterebbe di più. Sì. In Sicilia, non so, ci sono i ragazzi a Siracusa che sono bravi e non li caga nessuno, in giro per l'Italia ci sono situazioni carine, e in Toscana di brutto, Toscana, cioè in ogni città ormai dove vai ci sono serate hip hop belli, hip hop vero, non da discoteca, no? Quindi, boh, mi auguro che vengano fuori. Però bisogna aiutarci, bisogna comprarci CD, bisogna spingerli, i ragazzi della Toscana devono spingere i loro gruppi, perché così deve essere. Cioè a Bologna i ragazzini, se si ascoltano i milanesi e i romani, gli dicono, no, vecchio, ascoltati i bolognesi, cioè già non ci caga nessuno se non ci spingiamo neanche noi. Bisogna che vi spingete voi. Comunque io voto Shuffy Click, cioè i miei preferiti sono i Shuffy Click, i secondi sono i Tullo, perché anche loro sono simili a me come gente, a noi, al nostro gruppo, però ancora devo sentirmi il disco, tanti anni che non li sento e sono curioso, spero di poter dire che anche loro sono a livello di Shuffy Click, perché Shuffy Click forti, fanno beat forti, rap, trice è forte a rappare, c'è un ragazzo a Pisa che spacca, chiedo scusa se non mi ricordo il nome, ma lui potrà capire perché, scrivi così, lui capirà perché, okay, con uno smile. E anche a Livorno c'è un gruppo hardcore, comunque sono un paio di ragazzi che fanno rap hardcore, che comunque è dura per questi ragazzi, cioè io dico sbattetevi, fate le compilation, unite le forze in Toscana, fate della roba, perché avete le serate, avete la gente che segue, avete tutto, unite le forze, fate della roba in Toscana, noi vi aiutiamo, te l'ho detto anche oggi Shafi, Rap Pirat, venite a Bologna, facciamo tutto. Quindi la Toscana secondo me una volta non c'era un cazzo, niente, adesso c'è tanto e merita visibilità, merita di più di quello che ha. Senti, e per il futuro, quindi per il tuo futuro è un messaggio finale proprio per concludere? No, per il futuro spero di fare delle interviste più corte, cioè di parlare meno, perché parlo molto, me ne rendo conto. Il messaggio che voglio dare è un messaggio comunque di pace, di amore, di rispetto, perché per quanto io faccia il cazzone, scherzo, rido, sfotto, in realtà è solo per amore che facciamo questa cosa, cioè, l'odio cerchiamo di trasformarlo in amore, trasformiamo il male in bene, poi dicono ma tu che esempio sei che sei sempre a buttare merda, io non butto merda, io proprio perché ci tengo che mi incazzo, se no farei come loro, me ne sbatterei i coglioni e approfitterei dell'hip hop, approfitterei dei ragazzetti per inculargli i soldi. Io no, io ho deciso di essere il cagacazzo. Poi dicono in occhio non sei credibile come B-Boy fiero, perché tu eri con la Major. Sì, ma bello, io ero morto di fame, cioè voi non avete bisogno, fanculo. Voi non lo so quanto avete lavorato nella vita. Comunque, voglio iniziare a rompere il cazzo di nuovo, scusate, che poi mi faccio prendere. Il messaggio d'amore, il messaggio che hip hop espressione è riscatto, l'hip hop è riscatto di tutti però, non tuo da solo. Cioè non sei tu il figo è l'hip hop. Tu sei il tramite, il figo è il messaggio. E il figo è quando racconti la tua vita e la condividi con gli altri, ma è quando la condividi con gli altri che è figa, quindi non sei tu il figo, è condividere che è figo, è aiutare gli altri, è più figo di inculare gli altri, questo è il mio messaggio, questo voglio che sia questo il mio messaggio, pace.